Ora a pranzo, che dimostra ancora una volta che il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, sia in realtà e rimanga non solamente una nazione amica, ma un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell'Italia. E quindi sono particolarmente contenta di aver avuto questa occasione di parlare con calma con il primo ministro Kishida dopo i vari incontri internazionali che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Noi abbiamo avuto, come dicevo, un lungo colloquio partendo ovviamente dagli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone, il nostro interscambio commerciale che vale oltre 12 miliardi di euro l'anno, sottende ovviamente un partenariato sempre più forte in ambito politico, industriale, in ambito tecnologico, in ambito culturale, che abbiamo ulteriormente rafforzato di recente nel settore della difesa. Infatti voglio ricordare, e ne abbiamo ovviamente parlato, l'avvio il 9 dicembre scorso insieme al Regno Unito del programma Global Compact Program, che è un programma teso a sviluppare un velivolo di sesta generazione che avrà importanti ricadute ovviamente sui settori produttivi anche in ambito civile e in ambito di ricerca scientifica. Abbiamo oggi, e credo che questo sia molto importante, nell'ambito di questo incontro concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partenariato strategico. Credo che questo sia un elemento molto importante, un passo significativo che implica ovviamente un rafforzamento dei nostri contatti a ogni livello e ovviamente l'apertura di nuove opportunità, di nuove prospettive per i nostri cittadini e per le nostre aziende. Un primo risultato concreto di questa decisione sarà prossimamente l'avvio, dicevamo, di un meccanismo di consultazioni bilaterali esteri difesa che ovviamente consentirà di rafforzare lo scambio di analisi, di informazioni, collaborazione bilaterale su tutte le tematiche globali e regionali che sono di interesse reciproco. Abbiamo inoltre concordato sulla necessità di rafforzare i nostri rapporti di scambio in diversi settori, compreso quello culturale, che anche qui, secondo me, è elemento molto importante, beneficerà nella prossima conclusione di un accordo sulle coproduzioni cinematografiche. Vantiamo entrambi, diciamo, un'industria molto importante da questo punto di vista e vogliamo lavorare insieme. La visita del primo ministro Kishida ha fatto emergere una forte convergenza di vedute sui punti principali della presidenza giapponese del G7, che chiaramente è la questione più importante all'ordine del giorno. Dal 1 gennaio il Giappone è presidente del G7, 2023, nel 2024, come voi sapete, sarà l'Italia ad assumere la presidenza del G7 e questo credo possa ulteriormente rafforzare le nostre relazioni. Oltre ovviamente a garantire tutto il sostegno all'Ucraina contro la guerra di aggressione mossa da parte della Russia. Noi vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità che io ho pienamente condivise, proposte dal Giappone, ovviamente la tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, il rilancio e l'approfondimento dei paesi del cosiddetto sud globale. Avete visto quanta attenzione l'Italia stia rivolgendo, ad esempio, nei confronti del continente africano, il rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, la lotta ai cambiamenti climatici, la transizione energetica. Ovviamente molte sono le sfide, sono tutte sfide sulle quali c'è molto lavoro da fare da parte di tutti. Ovviamente noi approfondiremo ulteriormente tutte queste materie a colazione, ovviamente le questioni legate alla politica internazionale, partendo dalle conseguenze della guerra contro l'Ucraina, e abbiamo parlato e continueremo a parlare anche di stabilità e di prosperità dell'Indo-Pacifico. Credo che sia una regione fondamentale per questo, per il nostro futuro, è un'area sempre più strategica,
ma anche una macroregione con importanti nodi da risolvere, tra cui penso, e abbiamo parlato del programma missilistico e nucleare nordcoreano, che continua a destare forte preoccupazione. Insomma, le questioni sono da discutere, sono moltissime, ma mi pare che si possa dire che le nostre posizioni sono fortemente allineate e che questa partnership, che è sempre stata forte tra Italia e Giappone, fa oggi importanti strategici passi avanti. Quindi grazie ovviamente al primo ministro Kishida, grazie alla sua delegazione e ovviamente grazie a voi. はい、昨年5月以来、再び。Sono lieto di essere di nuovo a Roma dopo la mia ultima visita lo scorso maggio e di aver potuto parlare per la prima volta di persona con Giorgia. Io voglio ringraziarla di cuore per questa accoglienza così calorosa. Il Giappone e l'Italia, in quanto sono membri del G7 che condividono i valori fondamentali, hanno la responsabilità di guidare la comunità internazionale. E con Giorgia abbiamo convenuto oggi di alzare il livello delle relazioni italo-giapponesi e adesso i nostri paesi sono partner strategici. Per il futuro io desidero rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale e la collaborazione sui vari temi dell'agenda internazionale. Giappone e Italia presiedono rispettivamente il G7 questo e il prossimo anno. E quindi nell'incontro che abbiamo appena concluso, in vista del vertice del G7 che si terrà a Hiroshima nel prossimo maggio, ho esposto le mie riflessioni in qualità di presidente del G7 e ho avuto la conferma della volontà di lavorare a stretto contatto per il successo del vertice. E in concreto ritengo che occorra mostrare la salda determinazione del G7 nel difendere, nel condannare la minaccia atomica e difendere un ordine internazionale libero e aperto che sia fondato sullo Stato di diritto. Ed essere in particolare coesi di fronte all'aggressione russa e proseguire e rafforzare sia le severe sanzioni contro la Russia, sia il deciso sostegno all'Ucraina, intervenire attivamente sui vari temi della comunità internazionale, come quello della sicurezza energetica e alimentare. E trattandosi di un summit che si svolgerà in Asia, discutere con attenzione anche sull'Indo-Pacifico. Ecco, io ho esposto queste mie riflessioni, ottenendo quindi la piena comprensione e sostegno, di Giorgia. Abbiamo inoltre discusso delle nostre relazioni bilaterali. Io ho illustrato la nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone, che è stata definita il mese scorso, e ricevendo comprensione e buona accoglienza, da parte di Giorgia. E abbiamo condiviso la volontà di rendere ancora più salda la collaborazione tra Giappone e Italia, affinché questi due paesi, che sono animati dagli stessi intenti, possano mantenere e rafforzare un ordine internazionale libero e aperto, fondato sul primato della legge. Ecco, in questo ambito, lo scorso dicembre è stato annunciato tra Giappone, Italia e Regno Unito il programma di sviluppo dell'aereo da combattimento di prossima generazione. Io mi aspetto che questa collaborazione stimoli la cooperazione con le industrie dei rispettivi paesi, inneschi più ampi effetti nella società e nell'economia e getti le fondamenta di una collaborazione bilaterale di medio e lungo periodo nell'ambito della sicurezza. E ai nostri giorni la sicurezza dell'Europa e quella dell'Indo-Pacifico sono temi inscindibili, mentre si aggravano i tentativi di modificare con la forza lo status quo nel Mar Cinese orientale e meridionale e il contesto strategico diventa sempre più aspro. Io accolgo con grande favore la crescente attenzione dell'Italia per l'Indo-Pacifico e preso atto della collaborazione tra i nostri paesi in materia di sicurezza e difesa, compreso il programma di sviluppo del caccia di prossima generazione,
abbiamo deciso di avviare nuovi confronti tra le nostre diplomazie e le nostre autorità preposte alla difesa. Per quanto riguarda le relazioni economiche, io accolgo con gioia l'avanzare della collaborazione in numerosi ambiti che vanno dall'idrogeno al settore ferroviario, alle materie e allo spazio. E anche dal punto di vista della sicurezza economica è importante che i nostri paesi, che sono legati da fiducia reciproca e comunanza di intenti, portino avanti una stabile collaborazione nel commercio, investimenti, nella ricerca e nello sviluppo. E parlando invece di cultura, sono lieto del raggiungimento di un'intesa di principio sull'accordo tra Italia e Giappone sulle coproduzioni cinematografiche, e ci siamo impegnati a sollecitare i rispettivi negoziatori affinché l'accordo definitivo sia raggiunto quanto prima. E Giappone e Italia vantano entrambi una eccellente industria cinematografica. In Giappone sono numerosi gli amanti del cinema italiano. Io sono felice perché attraverso questo accordo sarà possibile sostenere le coproduzioni tra i nostri due paesi. E nella colazione che seguirà noi approfondiremo i vari temi dell'agenda internazionale, a partire dall'Ucraina e dell'Indo-Pacifico. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti, grazie, buona giornata. Sì.